Quasi completamente assente dalle nostre tavole fino a 40 anni fa, il pompelmo oggi riveste un ruolo importante nella nostra alimentazione. Originario dell'Estremo Oriente, è un agrume che si fa apprezzare per il suo sapore acre e dolce allo stesso tempo. Ricco di fibre, sali minerali, vitamine A, B e C. Ha poche calorie, aiuta la digestione, rafforza stomaco, reni e fegato con la sua funzione diuretica e depurativa. Il nome deriva dall'olandese pompelmoes, composto di pompel, grosso, e limoes, dal malese limons, limone. La pianta ha foglie lucide di colore verde intenso, fiori bianchissimi e profumati. Oscar Wilde sosteneva: un pompelmo è un limone che ha avuto un'opportunità e ne ha approfittato. E allora diamo il buon pomeriggio, benvenuto a Mauro Mario Mariani. Allora, bella la cravatta che oggi hai, vedi, si semina l'amore, si semina la pace e poi quello è il risultato, quello che la raccolta è quella. Allora Mario, abbiamo sentito prima anche con il nostro tenente colonnello, abbiamo letto sui giornali, abbiamo visto anche sul telegiornale, la nube in realtà qui sull'Italia non c'è. Allora, preoccupazioni. La storia insegna, come diceva anche lui, quindi bisogna per le prossime città, quando si costruirà, non creare un vetro tutto attorno alla città. Io vorrei che tu ci spiegassi anche che cosa dobbiamo mangiare in casi del genere? Assolutamente. È quello, Massimiliano, che abbiamo fatto in questo percorso assieme, perché io, come tu ben sai, sono un disintossicologo. Quindi in questo caso vai proprio bene. Sì, io mi sono occupato di nutrizione 20 anni fa, proprio a partire da malattie vascolari e tutte le tossicità che inducevano questi guai. Quindi un'alimentazione, per rispondere specificamente a quest'ansia diffusa che c'è, che però è una cosa che noi non avremmo mai dovuto dimenticare. Dagli anni 80 certo. La nube di Chernobyl e in questi anni i problemi di tiroidite nel nostro paese non soltanto sono numerosi in tutto il territorio, ma c'erano territori dove questo problema era praticamente zero per tante condizioni climatiche di questi posti, che hanno visto l'insorgenza di questi fenomeni. Riguardo l'alimentazione, un'alimentazione ricca di crucifere, di broccoli, di broccoletti, sono fra i più potenti antiossidanti naturali. In più anche i semi di qualsiasi frutto, ma anche la frutta secca, per il loro contenuto in selenio, e quindi frutta secca ma anche legumi, tutto quello che ci siamo raccontati. Noi abbiamo stabilito un sesto colore, no? Ricordi che è il nocciola, proprio per indicarci i semi e legumi per il loro contenuto di selenio e altre cose. Ma una curiosità, ma ci si può disintossicare dalle radiazioni? Assolutamente sì, ci sono delle terapie mediche che anch'io, proprio io stesso, pratico da molto tempo, è la terapia chelante con EDTA, che facilita la detossificazione dai metalli tossici, e poi si può anche quantizzare questo rischio sia con degli esami su un tessuto molle, come può essere anche il capello, con un mineralogramma, oppure andare proprio sulle urine e vedere prima e dopo l'induzione di un farmaco, perché qual è il problema di queste sostanze? È che non le smaltiamo con facilità o per nulla, quindi le tratteniamo, quindi ci deve essere un agente complessante chelante che le va a cercare. In questi casi, mai come in questo caso, il farmaco è utile, perché proprio fa un'operazione chirurgica, quella di toglierci delle sostanze che si andrebbero a organizzare e a danneggiarci. Prima di parlare del pompelmo, però, se tu dovessi dare un consiglio di quello che dobbiamo mangiare in questo periodo, oggi e domani, cioè in questi giorni, tanti agrumi, anche il pompelmo, diremo come e perché, quindi ancora aranci, mandarini, condire la nostra verdura aggiungendo limone, quindi che stiamo traducendo, tanta vitamina C bio disponibile. E poi ribadisco il concetto di tutta la famiglia delle crucifere, broccoli e broccoletti, che possono avere un ruolo più importante di altre verdure, e poi centrifugati a gogo. La scorsa settimana, tra l'altro, ho ricevuto molte email anche personalmente riguardo la dieta detox che avevamo proposto, diciamo che era la premessa a quello che poi tu mi stai chiedendo, perché appunto ribadire questi antiossidanti vivi, come stiamo predicando, la frutta lontano dai pasti, l'insalata cruda prima di iniziare il pasto, proprio per usufruire degli antiossidanti, che se noi invece li abbiniamo o assieme a un pasto da digerire o addirittura dopo a fine pasto, come la frutta a fine pasto, proprio da questo punto di vista, senza entrare in altre dispute di nutrizionisti e cos'altro, proprio per avere gli elementi vivi, questi tipi di alimenti vanno mangiati
soli o poco prima degli altri, per favorire. È difficile, però noi piano piano cerchiamo di rompere questo muro. Allora, vediamo che cosa contiene il pompelmo: acqua, calcio, magnesio, potassio, fosforo, manganese e selenio, vitamina C, E, B2, B6, folati, PP, fibre, zuccheri, oli essenziali, flavonoidi, pochissime calorie. 100 grammi, 32 calorie. Perché più del 90% è acqua. Ecco. E quello che il 10% ha oltre l'acqua sono tutte sostanze preziosissime. Come i flavonoidi. Come i flavonoidi. Sui flavonoidi ce n'è uno, la naringenina, che addirittura ha un ruolo molto importante. Quando diciamo che il cibo può essere una medicina, in questo caso voglio sottolineare questo fatto che, come legge alla fine con l'asterisco, è ostacolo al corretto funzionamento di alcuni farmaci. La naringenina, che significa? Che li potenzia del 40-60%, quindi il dosaggio diventa eccessivo. Però qui il ruolo del medico, soprattutto quando si danno queste terapie importanti come i calci antagonisti, la statina, può e deve essere quotidiano, perché non basta dire evitiamo il pompelmo, si potrebbe anche utilizzare il pompelmo, perché no, e diminuire il dosaggio del farmaco in base, ecco, dove l'alimentazione può diventare terapia importante e utile, concepire i meccanismi proprio per garantire poi al pompelmo di fare tutto il lavoro buono che fa. Ci puoi fare un esempio? Riguardo al farmaco? Riguardo al farmaco che magari viene utilizzato. Allora, la statina è calcio antagonista, ma attenzione, donne, giovani donne anche, ci sono figli del pompelmo, perché inibisce anche in alcuni casi l'effetto della pillola anticoncezionale. Quindi tutto questo va concepito come informazione. Per chi dovesse soffrire magari di diabete? Per chi dovesse soffrire di diabete, invece, vedi, a bassi livelli di insulina. Allora bisogna considerare: questo paziente è iperteso, questo paziente ha problemi cardiaci, prende questo beta bloccante, prende una statina, e considerare sempre il perché. Ma nel caso che il paziente avesse soltanto un eccesso di zuccheri, ci sono proprio degli studi, non soltanto delle cose tramandate, fatti, che mezzo pompelmo, addirittura basta mezzo pompelmo spremuto mezz'ora prima di pranzo, abbassa gli zuccheri in maniera significativa mangia poi il piatto di pasta a seguire. Ecco. Quindi è un controllore dell'insulina. Certo. Abbiamo visto all'interno prima della scheda che addirittura il pompelmo riesce ad attaccare i virus, i funghi, muffe. Cura l'infezione da funghi, muffe e virus, ma in che modo? A livello intestinale è un problema molto diffuso in questo mondo occidentale, che porta a mangiare sempre troppi carboidrati, troppi zuccheri in eccesso, è la formazione in eccesso di un microorganismo che normalmente alberga nel nostro intestino, che è la candida. Quando si parla di candidosi, di infezione da candida, significa che quella candida ha scavalcato, è troppa, perché è stata stimolata. È stata stimolata dall'uso e l'abuso di troppi zuccheri. Una cosa che è molto piaciuta la scorsa settimana, che ho svelato al di là del mio ambulatorio, è la regola delle 4P, di non mangiare nello stesso pasto pane, pizza, pasta e patate, e ci aggiungerai frutta e dolci. Cioè i carboidrati sono indispensabili. Però anche andrebbero nelle diete più strette ipocaloriche vanno comunque dati i carboidrati. Io sono, lo sai, molto contrario alle diete che si va in eccesso di proteine, perché inducono un'acidosi, che bruciano sì i grassi, ma ti creano danni a valle molto più importanti del beneficio transitorio della perdita di grasso. Ma riguardo i carboidrati, del quale io sono un difensore, un sostenitore, ma io, lo sai, sono il paladino della dieta mediterranea, quindi quel 55-60% di zuccheri fra frutta, monosaccaridi e polisaccaridi, zuccheri complessi, decarboidrati, più possibile integrali, perché ci danno anche le fibre, le vitamine gruppo B e tutto, vanno ribaditi singolarmente. Quindi, se faccio un esempio, mangiamo il riso con i fagioli, non mangio poi il pane con quell'insalata che ho mangiato prima dei pasti. Quindi, qualora ci fosse un primo piatto in ballo, questa insalata va mangiata a crudo. Chiaro. Questo per evitare un iperaccumulo e uno stimolo all'insulina. E tornando alla candida e ora all'efficacia del pompelmo, la candidosi va in eccesso quando fermenta troppo, la presenza di questi zuccheri che si organizzano e sconvolgono una situazione di un territorio. Allora è stato visto che l'estratto dei semi di pompelmo... Quindi bisogna utilizzare i semi? I semi. Ma io do una ricetta al di là di acquistare proprio
un integratore di questo tipo, invece di spremere il pompelmo, Massimiliano, o avendo la certezza della provenienza anche con la buccia, perché contiene degli oli essenziali importanti, ma qualora volessimo dormire sonni tranquilli, qualora lo dessimo soprattutto ai nostri figli, togliamo lo strato di buccia, lasciamo tutto il bianco, che come sai è ricchissimo, lì ci sono i bioflavonoidi, e frulliamo il tutto, non spremiamo, facciamo una centrifuga. Okay. Quindi questa parte qui, ecco, andiamo a togliere solamente la parte gialla, quindi esatto, con il coltello, e ci teniamo tutto, quindi i semi e la parte bianca che è ricca di flavonoidi. Ecco, scusami, però adesso finisci, sì. Però dico, se dovessimo invece mangiarlo direttamente invece di fare un frullato, uguale. No, perché spesso quando si intendono questi agrumi difficilmente ne mangi quattro, certo. Invece quattro li potresti frullare o spremere, ma in questo caso per i problemi di parassitosi intestinale ci vogliono proprio la presenza dei semi, che hanno questo effetto proprio terapeutico, è dimostrato terapeuticamente che sono una risoluzione. Anche qui invito e ribadisco coloro che hanno questi guai non soltanto a prendere degli antifungini anche chimici, farmaci, ma a limitare, se non assolutamente, io i miei pazienti li faccio escludere per un tot di giorni gli zuccheri quando ci sono queste situazioni, certo. Proprio per scusami, quanto ne dobbiamo prendere però? Di pompelmo? Quattro pompelmi. Quattro pompelmi al giorno? Concentrifugato. Ok, quindi concentrifugato. Allora, prima parlavi, ecco, no, lo faccio introdurre proprio alla professoressa Simona. Simona, lei non ne ha bisogno, però prego. Volevo sapere se il pompelmo fa dimagrire. È un famigerato bruciagrassi, diciamo che negli anni 70, quando ci fu proprio la diffusione assoluta del pompelmo nel quotidiano anche da noi, venne tra virgolette venduto come un bruciagrassi. Quindi è vero. Mantiene, ho ribadito anche oggi, è notorio che il dottor Mariani non ama la frutta a fine pasto, però qualora mangiassimo la bacchia alla scottadito, un cibo importante, una spremuta di pompelmo o un agrume a fine pasto, abbiamo visto, ci aiuta proprio sia nella digestione anche l'ananas. Sì, assolutamente. Ok, okay. Per concludere, l'amaro del pompelmo. L'amaro del pompelmo può essere superato magari approcciandosi al gusto differente che al pompelmo rosa, che ha le stesse identiche proprietà del giallo, però è più sfumato quel sapore. Però io consiglio sempre, proprio nel five a day, nel 5 volte al giorno della frutta, di mescolare 5 nostri colori graditissimi, di magari mescolare gli agrumi, anche le arance, no? C'è il tarocco, c'è il vaniglia, di mettere con i mandaranci, quindi di fare proprio una spremuta di agrumi. Ecco, oppure andare alla ricerca del poma, qui che è il pompelmo mandarino messo assieme.